Buongiorno bimbi, tutto bene? Allora, oggi facciamo un altro dettato di operazioni. Questa volta però facciamo 10 addizioni e 10 sottrazioni, tutte insieme, ok? Quindi ci vuole molta attenzione, concentrazione. Trovate un luogo nella vostra casa in cui potete stare in silenzio, senza che nessuno vi disturbi, perché sarà un lavoro che vi impiegherà un pochettino di minuti, ma bisogna proprio stare molto concentrati. Vi dovete preparare il quaderno blu di matematica, la matita bella appuntita, la gomma, ok? E poi dovremo fare dividere la pagina a metà perché dovrà venire una cosa tipo questa, quindi da una parte le addizioni e da quell'altra le sottrazioni, ok? Quindi voi potete prendere il quaderno e piegarlo a metà in modo tale che avete già le due colonne pronte, ok? Bene. Un'altra cosa che assolutamente vi consiglio di fare è prendere la vostra linea dei numeri, vi ricordate quella che avevate preparato? Spero che voi ce l'abbiate ancora. Tenete questa in alto nel quaderno, ok, davanti a voi, in modo tale che ogni volta possiate andare a verificare il risultato aiutandovi con la linea dei numeri, ok? Chi ha a casa lo strumento della linea del 20 va benissimo anche quello, quindi quello che preferite, o questa linea cartacea oppure lo strumento, ok? Bene, allora, siete già pronti? Avete trovato il luogo tranquillo nella vostra camera? O nella vostra casa, decidete voi, in sala, in cucina, dove preferite, ok? Bene. Vi ricordo, posizione corretta di scrittura, ce la ricordiamo? Seduti bene, schiena dritta, quaderno dritto, benissimo, proprio così, bravi, vi vedo be belli concentrati, bene. Allora, se siamo pronti, partiamo. Con la matita rossa in alto scrivete dettato. Bene, adesso partiamo e facciamo le addizioni. Vi lascerò un pochettino di tempo, eh? Voi cercate di farle subito, se proprio proprio non riuscite le farete dopo, ma sono sicura che se vi lascio il tempo giusto voi ce la farete, ok? Non perdiamo la concentrazione. Ne scriviamo una sotto l'altra adesso, tutte le addizioni una sotto l'altra. Poi passiamo alle sottrazioni. Bene? Pronti? Allora, matita grigia, scriviamo la prima. 18 più 2 uguale. Calcolate. Ok, andiamo sotto. E scriviamo 15 più 4 uguale. Ok, andiamo sotto e scriviamo 10 più 7 uguale. Ok, andiamo sotto e scriviamo 12 più 4 uguale. Ok, ancora sotto, 14 più 4 uguale.
Andiamo ancora sotto e scriviamo 15 più 5 uguale. Andiamo sotto e scriviamo 13 più 7 uguale. Ok, andiamo sotto e scriviamo 13 più 4 uguale. Ok, ancora sotto, 12 più 7 uguale. Ok, ancora sotto, 11 più 8 uguale. Ok bimbi, andiamo nell'altra colonna e facciamo le sottrazioni. Cercate di essere ordinati, di scrivere sempre nella stessa righetta, ok? Se non avevate piegato il foglio, fatelo ora in modo tale che avete un punto di riferimento per iniziare a scrivere le sottrazioni, ok? Quindi di fianco alla prima addizione andiamo a scrivere la prima sottrazione. Pronti? Concentrati, ok? Mi raccomando, utilizzate la linea del 20, ok? Benissimo. 18 meno 2. Uguale. 19 sotto e scriviamo 19 meno 4 uguale. Ok, andiamo sotto, 20 meno 3 uguale.
andiamo sotto. 18 meno 4 uguale. Bene, ancora sotto, 19 meno 2 uguale. Ok, ancora sotto, 20 meno 4 uguale. Ok, andiamo sotto, 20 meno 5 uguale. Andiamo ancora sotto, 19 meno 6 uguale. Andiamo sotto, 18 meno 7 uguale. Andiamo sotto, 16 meno 6 uguale. Ok bimbi, abbiamo finito, siete stati bravissimi perché so che per fare un dettato del genere ci voleva tanto, tanto impegno e tanta concentrazione. Adesso però, prima di inviarmelo per email, ricontrollatelo, ok? Vi rimettete lì, ve lo riguardate un'altra volta, andate a rileggere riga per riga i numeri, controllate se il risultato è corretto. Ok, e poi me lo inviate, va bene? Se voi da soli trovate un errorino, non preoccupatevi, potete mettergli una stanghettina sopra e scrivere il risultato che avete trovato, oppure anche semplicemente lo cancellate e lo andate a riscrivere nel modo corretto. Cercate di fare questa cosa però da soli, perché voglio proprio vedere se più o meno tutti riuscite a fare queste addizioni e queste sottrazioni, ok? Se poi vedete che avete molte difficoltà, mi telefonate o mi scrivete e troviamo insieme una soluzione. Io sono qui, a disposizione. Ok? Bene, bimbi, un bacio grande. Adesso andatevi a riposarvi un pochino. Anzi, no, prima lo controllate. Dopo averlo controllato, vi riposate. Ok?
Un bacio grande. Ciao ciao.